fece l'avvento ultimo di Cristo? Quando però la Madonna dice che c'è un avvento del passato e del presente, sono orientati a quell'incontro con Cristo che è quello definitivo e che è quello appunto della vita eterna alla quale ogni cuore ammira. E questa espressione è molto bella, cari amici, perché la Madonna qui ci dà anche, diciamo così, uno spunto di evangelizzazione, cioè non dimenticare mai che Dio ha creato l'uomo capace di lui, che la grazia lavora nel cuore di ogni uomo, che Dio vuole che tutti gli uomini si salvano e vengano a conoscenza della verità. E perciò questa espressione della Madonna si rivolge subito ai lontani, non solo a quelli che non hanno la fede, ma a quelli che, avendo avuto la grazia della fede del battesimo, sono nel peccato, sono nelle tenebre della menzogna, sono nelle tenebre della morte. Ebbene, la Madonna dice a queste persone, nel fondo del loro cuore hanno un anelito verso l'eternità, hanno questa fame di Dio, hanno il desiderio della vita eterna, per cui è come un invito, un messaggio rivolto a loro, perché facciano emergere questa fame di immortalità, questa fame di eternità, questa fame di amore assoluto, di perfetta letizia che c'è nel cuore di ogni uomo e che soltanto Gesù Cristo può soddisfare. Ecco dunque il quadro dell'Avvento che ci presenta Maria, questo tempo di grazia nel quale non solo ricordiamo la nascita di Cristo, ma dobbiamo farlo preparare il cuore perché Cristo nasca in noi e nel medesimo tempo guardare all'avvento futuro quando Cristo verrà nella gloria. E allora, come dice San Paolo, Dio sarà tutto in tutti.